Abbiamo cominciato l'altra volta il tema del gruppo. Abbiamo visto come un gruppo è più della somma delle persone. Ecco perché è importante il funzionamento dei gruppi, è importante inserirsi nei gruppi, è importante realizzare il gruppo, perché si realizza di più, si fa di più. Le persone singole possono fino a un certo punto, il gruppo può di più della somma delle persone singole. Abbiamo visto come mai, perché tutti questi elementi. Oggi vediamo l'inserimento del singolo all'interno del gruppo. Parlo di gruppo, quindi di persone che si incontrano con una certa frequenza, l'altra volta avevamo visto diversi tipi di gruppo. Fondamentalmente un gruppo di appartenenza, quindi un gruppo di amici, un gruppo che fa qualcosa assieme abitualmente, regolarmente, ma poi faccio diverse uscite verso la famiglia, perché la famiglia per certi aspetti funziona come un gruppo, per altri aspetti funziona in modo diverso, ma ha alcuni aspetti di gruppo e allora vediamo anche questi aspetti riguardo alla famiglia. Poi vedremo una serie di elementi sul capo, perché all'interno del gruppo il capo è un elemento particolare e vedremo alcune cose su questo tema. Allora, all'interno del gruppo ci sono diversi ruoli. Il ruolo è il compito che uno ha nel gruppo. Il ruolo è che cosa il gruppo si aspetta da quella persona e che cosa la persona sa di dover dare al gruppo. E una volta che ha dato quello, la persona può starsene tranquilla, ha dato quello che doveva dare. Nello stesso tempo il gruppo che sa che può chiedere quello e non può chiedere altro alle varie persone. Facciamo un esempio, una serie un po' di esempi proprio riguardo alla famiglia, che in questo caso ha queste dinamiche ugualmente. All'interno della famiglia c'è una divisione di compiti. Allora, se capita che bisogna compilare una pratica, c'è chi ha questo ruolo nella famiglia, tocca a quella persona fare la pratica. Se bisogna intervenire in campo medico, eccetera, c'è una persona che si muove in quel campo. Se bisogna comunicare con un esterno in qualche modo, c'è una persona che si incarica di quello. Se bisogna gestire la casa, c'è una persona che è responsabile della gestione e così via. All'interno della famiglia si dividono i compiti. A volte il compito è lasciato, non so, al primo che arriva. In certe coppie il primo che rientra la sera prepara la cena, perché non è così determinabile. In altre invece è chiaro che è quella persona lì che svolge quel ruolo, quel compito. Questi compiti vengono attribuiti alle persone un po' per volta per diversi motivi. E notate che non è sempre il motivo della competenza, non è sempre il più competente che ha il compito corrispondente. Vi posso fare un esempio a casa mia, quando ero bambino. Mio padre era ingegnere électricien, un titolo preso all'estero, e lavorava in un'officina nel campo dell'elettromeccanica. A casa mia chi gestiva gli impianti elettrici era la mamma, che era una maestra. Ed era lei che gestiva. Io ho imparato dalla mamma a fare i collegamenti elettrici, a fare tutte queste cose, perché era lei che in casa le gestiva. Mio padre in casa non toccava un filo elettrico. Lui lavorava tutto il giorno nel campo dell'elettromeccanica. In casa il ruolo era della mamma. Sono ruoli che si sono formati per tanti motivi, per abitudine, perché la prima volta l'ha fatto uno, l'ha fatto la prima volta, continua a farlo lui sempre. È abbastanza comune questo. La prima volta uno lo fa bene, basta, quel ruolo è suo, anche se un altro lo farebbe meglio, ma non si va nemmeno a vedere se come lo farebbe un altro, perché il ruolo è di quella persona lì. C'è il ruolo non solo di seguire la macchina, chi è che segue la macchina di famiglia, chi controlla i cambi dell'olio, controlla tutte queste cose, è una persona che ha quel ruolo. E in questo modo il gruppo ha dei vantaggi notevoli. Ha la garanzia che tutto quello che va fatto viene fatto. Questo è l'elemento fondamentale. Tutto quello di cui c'è bisogno, c'è qualcuno che provvede. Oggigiorno si usano dei termini più complessi, presidiare un processo nelle aziende, ma è lo stesso, solo che nell'azienda è strutturato in un modo artificiale.
Nel gruppo avviene in modo naturale, istintivo, con vantaggi e svantaggi da una parte e dall'altra. Non c'è il modo perfetto, non esiste, ci sono vantaggi e svantaggi. Ma in questo modo si sa che se c'è bisogno di qualcosa c'è chi ci pensa. E se viene fuori qualcosa di nuovo bisogna trovare chi è che poi segue questa nuova attività, questo nuovo impegno. I ruoli nascono per una contrattazione di cui le persone ne manco si rendono conto. Perché uno prova, gli altri gli dicono bene, oppure gli dicono no, allora prova un altro, oppure prova di nuovo lui, oppure si va così un po' per tentativi. Quando c'è l'approvazione da parte degli altri, la persona assume il ruolo. A volte anche se non lo vorrebbe, però gli viene dato, no? All'unanimità tocca a una persona, quella non vorrebbe, ma gli tocca ugualmente. È una contrattazione fatta di piccoli premi e piccoli castighi. Se la persona fa quello che deve fare, viene premiata. Se non fa quello che non deve fare, viene castigata. Ma i premi e i castighi all'interno del gruppo sono molto sottili. È possibile che un esterno ne manco se ne renda conto. Un premio è il gruppo, la famiglia, che sorride a quella persona. Tutti assieme la guardano e sorridono. Quello è un modo di premiare molto grande all'interno del gruppo. Ha fatto quello che doveva fare, tutti lo guardano, la guardano e sorridono. Ed ecco che quello è un premio. Oppure non ha fatto, o ha sbagliato, o ha fatto male, o non ha voluto, e così via, le persone non lo guardano, gli voltano le spalle. La persona si rende conto che gli altri si sono distanziati affettivamente, comunicativamente da lei. C'è una punizione in atto. Non c'è bisogno di arrivare alle parole, si può arrivare anche alle parole, ma non c'è bisogno. All'interno di un gruppo, un gruppo ben affiatato come una famiglia, bastano questi elementi per dare un clima, per dare un premio o un castigo ad una persona. E allora la persona viene incanalata attraverso i premi e i castighi a svolgere quel ruolo. Avete già sentito parlare di bastone e di carota? È così, il gruppo funziona in quel modo. Con il bastone e la carota fa andare le persone dove ha bisogno che vadano. I ruoli possono essere divisi in diversi argomenti. Uno dei campi di argomenti su cui si distribuiscono i ruoli è quello della comunicazione. Comunicazione vuol dire che c'è all'interno del gruppo chi sa tutto e chi è poco informato. Chi riceve dal gruppo la comunicazione e chi non la riceve più di tanto. Chi la trasmette al gruppo e chi la trasmette poco. In base alla comunicazione ci sono tutta una serie di ruoli, di centri. Si può tracciare un disegno del gruppo facendo una serie di domande al gruppo, non so, del tipo: hai sentito una cosa curiosa, a chi la comunichi per primo e poi a chi la dici? C'è stato un cambiamento di programma, chi te lo comunica? E così via, no? Allora si vede come viaggia la comunicazione all'interno del gruppo, della famiglia, e si vede quali sono i punti di potere della comunicazione, da chi passa, chi è il più informato, perché è un centro di potere la comunicazione, ricevere la comunicazione, trasmettere la comunicazione. Hai bisogno di sapere? Nella cultura di una volta, arriviamo sempre fino a metà del 1900, poi ci sono cominciati cambiamenti veramente incisivi, le donne avevano un potere fortissimo sulla comunicazione, perché gli uomini erano chiusi nelle fabbriche, negli uffici, le donne giravano i negozi, si incontravano, si scambiavano, potevano trovare una coppia ferma sul marciapiede che parlava, nel negozio parlavano e avanti, avevano in mano la rete della comunicazione e aggiornavano poi i mariti la sera, i quali non ne sapevano niente e così via. Ma anche se uno fosse andato, sono gli studi che hanno rilevato questi fenomeni all'epoca,
nel bar dove erano praticamente solo uomini, lì si parlava di sport, di sesso, non più di tanto, si parlava di politica, ma di tutte le famiglie, le cose come andavano a destra e a sinistra, gli uomini non ne parlavano. Erano le donne che tessevano tutta questa rete. Allora, la comunicazione è questo potere. Chi detiene la comunicazione in mano detiene un potere molto forte per condizionare la gente, per far credere quello che vuole. Pensate, non so, le elezioni americane, no? Se voi tornate indietro, la valutazione che facevano su chi vinceva e su quanti soldi aveva. Allora, chi ha più soldi vince. Cosa vuol dire? Che chi ha più soldi mette su una campagna elettorale, raggiunge più persone, comunica di più, quindi vince. È qualcosa di assurdo, il potere della comunicazione. Chi è in mano i mezzi di comunicazione ha un potere di cui la gente si rende poco conto. Mentre alcuni poteri sono molto visibili, quello della comunicazione è molto più sotto, gira sotto, non è così visibile. Il potere della comunicazione diventa il potere dell'informazione, sapere le cose. Sapete come è andato aumentando un reato di chi, stando all'interno di una struttura, comunica fuori delle cose, delle informazioni riservate, e queste informazioni valgono soldoni, valgono. Non so, sono cose che vanno avanti dalla fine dell'Ottocento ancora, tipo il comune decide una variante su una linea di un tramo di un pullman. Ma sai cosa vuol dire quella variante? Vuol dire che alcuni alloggi aumenteranno di valore, quelle strade, le case di quella strada aumenteranno di valore, quelle altre diminuiranno di valore. Saperlo prima, cosa vuol dire? Saper prima dove vengono sistemati certi servizi, saper prima come si muovono alcune infrastrutture all'interno poi delle aziende, no? Quella che era la comunicazione, sapere la politica che intende fare un'azienda. L'informazione vale soldoni a non finire, vale. Allora, c'è questo potere di sapere le cose, quindi poter prendere delle decisioni più opportune rispetto a chi non sa certe cose. Che una strada venga chiusa al traffico e diventi una strada pedonale. Ma sapete cosa vuol dire in quella strada? Se uno ha deciso di aprire un'officina in quella strada, non lo sapeva, e un mese prima che venga pubblicato che quella strada diventerà pedonale, lui apre l'officina, ha speso quanti soldi, è destinato a chiuderla subito, per dire una cosa assurda, ma che potrebbe anche capitare, perché bisogna sapere le cose. Non sottovalutate mai il potere dell'informazione. Chi ha in mano i mezzi di informazione ha un potere molto rilevante. Come mai alcuni poteri sono saltati? Ad esempio, i paesi arabi del Nord Africa, eccetera, sono saltati quando il potere dell'informazione è cambiato, internet. Erano governi abituati a controllare l'informazione dei giornali, carta stampata, delle radio, delle televisioni, avevano i loro uomini, ma si è diffuso un altro canale di informazione che gli è sfuggito. Non si sono resi conto del potere che aveva. Gli è scoppiato in mano. Perché la gente comunicava e loro hanno perso quel potere che avevano. Dunque, secondo le informazioni a cui uno ha accesso, secondo come uno trasmette le informazioni, ha un potere in questa gerarchia, in questo gruppo. Si potrebbe, prendiamo ad esempio un gruppo che conoscete tutti, una classe scolastica, avete fatto tutti parte di una classe a un certo punto,
Si sarebbe potuto prendere la vostra classe, non so, prendiamo una terza, quarta superiore, la quinta è già più in evoluzione, la terza, la quarta è ancora molto concentrata su di sé, si potrebbero mettere le persone in ordine, da chi è più informato si scala fino al meno informato. Tutta una gerarchia riguardo all'informazione. Poi, un altro tema sul quale si dividono i ruoli, è quello dell'affettività, del voler bene alle persone. Alcune persone sono più ben volute, altre sono meno ben volute, alcune sono addirittura emarginate. E anche qui, se prendiamo la stessa classe, si potrebbe fare l'elenco e metterli in ordine secondo l'affettività, che non è l'ordine della comunicazione, quello dell'affettività. Cosa vuol dire? Se uno è più ben voluto, può permettersi delle cose che gli altri non possono permettersi. Può permettersi di sbagliare, può permettersi di non fare quello che deve fare, può permettersi di farsi aiutare, può permettersi tutte queste cose, se uno è ben voluto. Se uno man mano scende nella scala della benevolenza, deve essere più attento, deve corrispondere, deve dare. Anche all'interno di una famiglia capitano questi fenomeni, della persona più ben voluta e della persona invece più emarginata. E guardate che può essere chiunque, papà, mamma, un figlio, l'altro. A un certo punto ce n'è qualcuno che è privilegiato e qualcuno invece che deve darsi da fare, deve arrangiarsi. Non pensate che sia sempre il bambino il privilegiato, perché magari lo accontentano, gli comprano quello che vuole e così via. Potrebbe non essere affetto, potrebbe essere pagarlo perché se ne stia buono. È come se gli dessi dei soldi, non li do lui, li do al negoziante i soldi, a lui do il giocattolo, ma il passaggio è sempre quello, perché se ne stia buono, se ne stia lì, non si muova, non dia fastidio. Quindi anche se quello lì ha tante cose, non è il più ben voluto. La cosa che dobbiamo constatare lavorando a volte con le famiglie è che il bambino è proprio quello di cui la famiglia si interessa di meno, se ne frega, e il bambino lo sente. Il più ben voluto è quello che ottiene senza fatica, è quello che riceve gratificazioni, riceve premi, ma quei premi che vi dicevo non è necessariamente la cosa, l'oggetto. Il premio può essere appunto il consenso, gli sguardi positivi, i sorrisi, l'accoglienza, la disponibilità, riceve questo. All'interno quindi di ogni realtà c'è anche una gerarchia in questo campo. Terzo campo, dove c'è questa gerarchia di ruoli, è quello delle competenze. Chi sa fare ha dei ruoli, ha delle responsabilità, è un po' quello che dicevo prima nella famiglia, no? Ci sono divisioni di compiti e uno dei campi è quello in base a che cosa uno sa fare. Prendete una classe non è esattamente un gruppo, deve essere una classe molto unita e difficilmente anche un gruppo in quel caso. Comunque, per altri aspetti più soft, più leggeri, è un gruppo. Se c'è uno che sa suonare bene, quel ruolo è suo. Se c'è uno che è un maghetto sul computer, quel ruolo è suo. Se c'è uno che sa l'inglese meglio degli altri, quel suo ruolo è suo. E così via, no? Per ogni competenza che uno ha, uno assume un ruolo. Ed è interessante il rapporto tra il potere che dà il ruolo e il servizio che dà il ruolo, che è una cosa molto bella, proprio quello che il Vangelo dice, dove il potere è servizio. Però uno lo potrebbe anche gestire diversamente, ma noi supponiamo questa gestione. Tu sai suonare, quindi lui ha il potere di suonare. Lui ha il potere di far cantare quello che vuole lui, il gruppo si trova a cantare, c'è uno che ha la chitarra, c'è uno che sa suonare e accompagnare i canti, decide molto lui che cosa si canta.
perché se si mette a suonare una cosa non puoi cantare un'altra. Quindi ha un potere, ma è contemporaneamente un servizio che fa al gruppo. Oppure vi dicevo, c'è uno che segue il sito del gruppo, è lui che gestisce il sito, è lui il responsabile perché lo sa far bene, lo sa far meglio. Quindi fa un servizio al gruppo, ma anche un potere, perché in gran parte decide lui l'evidenza da dare, la notizia da dare, l'elemento da introdurre e così via. Quindi si gioca sempre su questi due elementi: potere, che viene dalla competenza che uno ha, servizio, che fa utilizzando quella competenza per il gruppo. Un ruolo, un campo in cui i ruoli sono particolarmente critici è quello del potere. Che cos'è il potere? Ci sono degli studi su questo molto lunghi, voluminosi, eccetera. Io vi do due indicazioni. Potere è la capacità di influenzare gli altri, di cambiare gli altri senza essere cambiato dagli altri. Questa è una definizione di potere. Cambiare, modificare, intervenire sugli altri senza che gli altri possano cambiare, intervenire, modificare me. Io faccio quello che voglio e voi fate quello che voglio io. Questa definizione di potere rende bene per alcuni aspetti, ma non ne rende altri. Ad esempio il perché. Perché questo? E allora c'è una definizione più sottile che va a vedere il perché e dice che il potere è la capacità di premiare o di punire. Chi ha la possibilità di premiare o di punire gli altri ha in mano il potere. Questa è molto più concreta, questa definizione. Guardate sempre che i premi non sono solo questioni di soldi. Anzi, all'interno di un gruppo proprio non è questo l'elemento. Premiare e punire è questione di scegliere o di rifiutare. Perché se devo andare il capo al potere, deve andare da qualche parte dove è bello andare, chiama una, due, tre persone con sé, quello è un potere di premio. C'è da fare un lavoro poco gradito, poco piacevole, manda due, non chiama cose, manda due o tre persone, quella è una punizione. E così via, no? Quindi c'è tutto un elemento, tutto un modo di premiare e di punire che è sottile ma consistente, le persone lo sentono veramente. Chi può premiare e chi può punire tiene il potere in mano. Dunque, chi è che diventa capo? Chi risponde ad una serie di elementi. Adesso andiamo a vederli un pochino più da vicino. Primo, il capo è quello che dichiara in maniera più forte di volere quello che gli altri vogliono. Gli altri dicono, mi piacerebbe, lui dice, lo voglio. Gli altri dicono, ma se fosse, lui dice, è così. Allora sento che, guarda, quello che io intuisco lui lo vede chiaramente. Il capo è quello che conosce meglio l'ideologia. Guardate che questi principi valgono a livello di gruppetto, a livello di famiglia, a livello di nazione. Anche la famiglia ha la sua ideologia. C'è la famiglia che è tutta organizzata per avere di più. Riuscire ad avere una macchina più bella, riuscire ad avere un alloggio per le vacanze, riuscire ad avere soldi per... È tutto organizzato su quell'ideologia. C'è un'altra famiglia che invece può essere organizzata sull'ideologia dobbiamo stare bene tra di noi. Oppure dobbiamo essere aperti, dobbiamo accogliere. Oppure ogni famiglia vive le sue ideologie e difficilmente se ne rende conto. Ma non è così indispensabile che la famiglia se ne renda conto. Il problema è che quando l'ideologia che vive si ritorce contro la famiglia stessa, la famiglia non è felice. Ok, non sei felice, ma renditi conto che la tua non felicità viene da una certa impostazione che tu hai, che se ti viene messa davanti come con uno specchio, dici ma no, ma non è giusto, ma noi non vogliamo quello. No, di fatto,
voi volete quello, e di lì vengono tutte le conseguenze. Dunque c'è il capo, è quello che conosce meglio l'ideologia, è quello che la esprime con più forza, è quello che la ripete continuamente. Pensate ai movimenti, appunto, no? Dove questi capi carismatici continuamente riversano questi punti fondamentali della loro ideologia sugli altri. Il capo trasmette convinzione e sicurezza. Con un capo così siamo a posto. Con un capo così sicuramente arriveremo dove vogliamo arrivare. Questo è proprio il capo che ci voleva per noi. Il capo che ci piace. Il capo che ci fa stare sicuri dentro. Il capo eredita sempre degli aspetti della figura paterna. Non solo perché è un uomo, ma anche se fosse una donna, pensate la Thatcher, ereditava aspetti della figura paterna. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è lui, siamo a posto. Uno dei compiti del papà nella famiglia è dare questo senso di sicurezza. Viene dalla situazione ancestrale, siamo sempre l'uomo delle caverne. Nell'uomo delle caverne la sicurezza veniva dai muscoli, veniva dalla forza la sicurezza, e quindi era il maschio quello che dava la sicurezza in caso di animali feroci, in caso di nemici e così via. Quindi c'è questo riferimento ancora di figura paterna come elemento che dà sicurezza, senso di protezione. Il capo eredita questi attributi. C'è lui, siamo tranquilli, siamo a posto. Un altro elemento del capo è la proiezione di sé. Ognuno si proietta nel capo e si sente più grande in quanto si sente un poco lui il capo. Quando il capo fa, dirige, organizza, il fatto di essere un suo suddito, un suo dipendente, mi gratifica. Perché è come se io comandassi, dirigessi, facessi attraverso lui. C'è questo fenomeno di proiezione. Un caso molto forte in questo senso era Evita Perón in Sud America. Se avete presente, in Argentina, Perón aveva vicino a sé questa donna, Evita, che dichiarava con parole esplicite: io sono oggi quello che voi sarete domani. Un po' difficile, aveva auto di lusso, aveva centinaia di vestiti, aveva scarpe, aveva, insomma, era una persona che viveva nella ricchezza e nell'abbondanza. Però aveva capito per istinto, perché all'epoca non so se c'erano già studi di questo genere, o comunque non era una persona di studio, veniva dal mondo dello spettacolo, sapeva fare spettacolo, sapeva presentare se stessa, ma arrivava a dire espressamente: io sono oggi quello che voi sarete domani. E la gente ci stava, si proiettava. Sapete che addirittura la consideravano santa, la consideravano. Perché c'era questo meccanismo: ecco, mi proietto, quindi potenzio quell'immagine per potenziare la mia proiezione. Più quell'immagine è bella, più io mi sento gratificato. Mi va bene che abbia tanti vestiti, auto di lusso e così via. Mi va bene che giri in aereo, mi va bene che... perché questo mi gratifica quando io mi proietto. Dunque... un centro di comunicazione, sono il capo. Ecco, come centro di comunicazione il capo normalmente è più informato, normalmente è quello che raccoglie tutte le informazioni. Qualche volta il capo preferisce risultare non informato, ma se è un capo è informato. C'è sempre chi gli riporta la notizia, l'informazione. Perché è una merce di scambio, io ti do queste informazioni e mi aspetto poi la riconoscenza da parte del capo.
Quindi è proprio raro che il capo non sia informato. Poi a volte si fa risultare non informato perché non abbia lui la colpa, la responsabilità di qualcosa, ma normalmente il capo è più informato. Anche all'interno di un gruppo normale il capo è più informato, perché appunto gli vengono riportate le notizie. Ed è il capo quello che tante volte dà l'informazione a tutto il gruppo. Gli è stata data privatamente e lui pubblicamente la dice. E si lascia al capo il compito di dare l'informazione al pubblico, perché gli si riconosce questo potere dell'informazione. Il capo come centro affettivo. Il capo attira a sé l'affetto. Grandi dittatori che avevano un numero di donne innamorate indefinito. Mussolini ne riceveva una al giorno, nel primo pomeriggio e così via. Come mai tante persone che sinceramente, onestamente si dichiaravano innamorate di questo capo? È uno dei ruoli, della funzione, a parte che nella donna c'è anche il ruolo biologico della riproduzione, per cui se io ho un figlio dal capo, questo figlio è più garantito degli altri. Quindi è importante avere figli da persone importanti, da persone ricche e così via. Ma guardate che proprio a livello di attrazione la donna è più attenta al potere e ai soldi che non alla bellezza. Mentre l'uomo è più attento alla bellezza che non tante volte ad altro, ma all'intelligenza magari, ma per la donna c'è una sensibilità diversa. Tant'è che nell'incontro di un uomo e di una donna sconosciuti si dice che la prima cosa che valuta lui è il corpo di lei, la prima cosa che valuta lei è lo stipendio di lui. C'è una diversità notevole, no, di approccio. Ma è in funzione proprio della riproduzione, questa diversità di approccio. È rendersi conto, la discendenza da lui quanto può valere molto, può valere poco e così via. Dunque sono questo centro affettivo che coagulano, ma non solo l'affettività dell'altro sesso, ma anche del proprio sesso, nel senso che sono molti disposti a dare la vita per il capo. Sono molti disposti a fare sacrifici, sono disposti a sopportare fatiche per il capo. Perché c'è sempre questo elemento affettivo, questi elementi si sommano e si sostengono tra di loro, non è che vadano ognuno per conto suo. Quindi c'è questa realtà di rapporto nei confronti del capo. Volevo vedere dal punto di vista religioso, l'elemento del capo. Prima cosa da mettere in luce è che il fatto di avere un capo viene dall'allontanamento dell'uomo da Dio. Dio voleva un popolo senza un capo e il popolo invece vuole un re, chiede un re. Cosa capitava quando l'antico popolo di Dio era uscito dall'Egitto, era entrato in Palestina? Quando c'erano dei problemi, Dio suscitava un capo che per il tempo necessario guidava il popolo. Pensate Sansone, pensate Giosuè, eccetera, i cosiddetti giudici. Ma erano capi occasionali. Finito l'emergenza, finito il capo. Perché? Perché il principio era che il capo del popolo è Dio, è lui il capo di quel popolo. E invece il popolo insiste per avere un re, avere un capo come avevano gli altri popoli. E i profeti gli dicono: ma guarda che se poi avrai un capo, questo capo ti sfrutterà, ti porterà via i terreni migliori, ti porterà via le figlie, ti porterà via i figli, ti porterà. E la gente dice: noi vogliamo il capo, noi vogliamo il capo, noi vogliamo il capo. E Dio a un certo punto dice: ok, l'hai voluto, adesso te lo tieni, te lo prendi. Dandogli però una connotazione, re pastore.
Non vuol dire che Davide era re pastore perché prima faceva il pastore, infatti viene chiamato dai greci, quando ritorna dal gregge viene unto re. Non è questo il senso di re pastore. Re pastore è quello che guida il popolo come un pastore guida il suo gregge, per il suo bene. Il pastore si preoccupa che il gregge abbia da mangiare, va a cercare i posti dove c'è l'erba, prima di far uscire il gregge, quindi quando porta fuori il gregge al mattino lui ha già visto, ha già lavorato, ha già faticato dove poterlo portare. Pensate il Salmo 22 come riprende qui: il Signore è il mio pastore, non temo nulla. Perché? Perché ho un pastore che è così forte, così potente, che può vincere qualunque nemico, che può difendermi da qualunque nemico è davanti, qualunque pericolo. Quindi io sono tranquillo perché il Signore è il mio pastore. Il capo allora è all'interno di questa visione della Bibbia, è qualcuno che Dio non voleva ci fosse, perché voleva che la gente dipendesse direttamente da lui, senza un capo. In teoria ognuno potrebbe fare riferimento allo Spirito e dallo Spirito essere guidato verso il bene di tutti. Quindi non c'è bisogno di un capo, perché tutto il popolo, tutta la gente, il popolo di Dio, è fedele allo Spirito e segue lo Spirito. Ma questo non avviene. Allora, siccome il popolo di Dio non è fedele allo Spirito, non è attento allo Spirito, ecco che bisogna mettergli un capo, segno del peccato del popolo, dell'allontananza del popolo da Dio, di mettere un capo. Però questo capo è contemporaneamente il segno della volontà di Dio di guidare quel popolo verso la salvezza, di salvare quel popolo. Allora c'è tutto questo salmo che con una serie di immagini molto belle indica come Dio è il capo del suo popolo. Per pascoli gli erbosi mi guida, mi conduce ad acque tranquille. Notate come mette un aggettivo, tranquille le acque, che non c'entra. Io ho bisogno che l'acqua sia fresca, che sia pulita, che sia abbondante. Tranquilla cosa vuol dire? No, è un concetto psicologico. Non devo avere la psiche qui se non protesta. È un concetto psicologico del fatto del vedere l'acqua e allora mi sento tranquillo perché vedo l'acqua, vedo che c'è da bere, non devo azzannarmi, non devo contendere l'acqua con gli altri, non devo accontentarmi di bere un poco e non quanto sete. No, vedo talmente tanta acqua che mi metto in pace. Se anche vado in valle tenebrosa non temerò alcun male, il tuo bastone e il tuo vincastro sono con me. Il bastone del pastore, chiamato appunto vincastro, era un bastone particolarmente lungo e robusto che serviva a diverse cose. Questo bastone serviva a saltare dei fossi, salto con l'asta, serviva ad arrampicarsi su una pietra, su una roccia più alta per controllare la situazione, vegliare sul gregge, vedere se si avvicinava a qualche animale o che cosa. Serviva a combattere contro i nemici, veniva impugnato con due mani e combattevano così. Guardate che le spade e le lance erano una cosa rara presso la gente. Un bastone robusto era l'arma più comune. Per le bestie feroci serviva. Allora, il Salmo esprime questa immagine. Io vedo che il mio pastore ha in mano questo bastone, questo vincastro, dico, siamo a posto. È in grado di difendermi da tutti i pericoli. Mi sento in pace perché vedo che il mio pastore ha la forza. Per me tu prepari una mensa davanti ai miei nemici. Questa è un'immagine molto carina, interessante. Dunque, pensate i tempi in cui il nemico, la battaglia, la guerra era solo corpo a corpo. Non esisteva la guerra a distanza, adesso ci sono i droidi
che viaggiano senza pilota, aerei senza pilota, che vanno a bombardare, quando non c'è manco più bisogno del pilota sull'aereo per bombardare qualcuno. Ci sono questi, non so se avete visto, che interessante, è umiliante, pietoso, che gli studi vadano avanti nel campo della guerra e non nel campo della pace, dei muli meccanici, che sono come dei muli senza testa, quattro gambe, in grado di camminare su qualunque terreno, perché le ruote non possono andare su tanti terreni, se c'è un gradino la ruota è ferma. Invece il sistema delle gambe permette, per cui questi automi fatti per la guerra hanno quattro gambe, ma sono in grado di camminare su terreni accidentati. Se uno gli dà uno spintone da una parte, quelli parano il colpo esattamente come fa un animale, sta in piedi e va avanti. Cioè hanno copiato dagli animali dei meccanismi di guerra molto brutti, se volete, molto belli come tecnologia, come progresso, molto brutti come senso. Il mio calice di trabocca, mi ungi di olio la testa, dunque a noi l'ungere di olio la testa non piace, ma una volta i profumi non erano in alcol, ma erano in olio. Quindi le sostanze profumate, le cortecce, le radici, i fiori, eccetera, messe a bagno nell'olio, macerare nell'olio, l'olio pigliava queste sostanze profumate, quindi era olio profumato. Da questo olio profumato viene la cresima, fatta con olio profumato. Dunque c'è questa realtà del Signore che mi profuma i capelli. Il mio calice trabocca, il vino era una cosa rara, il vino era una cosa preziosa, il vino veniva misurato, veniva. Ancora oggi non avete notato che quando poi arriva la roba più buona vi portano il bicchierino più piccolo? Per l'acqua ti mettono un bicchiere grosso così, per il vino un bicchiere più piccolo, è arrivato un bicchierino solo più alto così. Come io lo prendo anche nel altro grosso, non c'è bisogno che ti disturbi a portarmi un bicchierino più piccolo. Allora, il mio calice trabocca vuol dire che c'è una tale abbondanza che verso il vino riempio, esce fuori, non importa, c'è abbondanza, non devo misurare. Tutta questa serie di immagini attribuite al Signore come capo, o il Signore come capo. E allora ecco che si verifica questa pace, questa serenità, questa tranquillità in questa figura di capo che è Dio. Volevo domandare una cosa, quando si parlava delle ideologie che possono sorgere all'interno di un gruppo oppure di una famiglia, mi sembra che alcuni esempi fossero positivi, cioè nel senso che il fatto di essere aperti, c'era come ideologia quella, non so, di voler essere ricchi, la macchina, la casa al mare, mi sembra più ideologia, ecco. Altre cose mi sembrano più idee positive, Sì, certo. perché l'ideologia mi dà una connotazione negativa, no? Beh, Forse ideologia non si sono sente. principi che uno vive senza neppure rendersene conto. Possono essere valide, possono essere non valide. Un'ideologia può essere valida, può essere non valida. Una famiglia può vivere un'ideologia valida di volersi bene e di aprire il bene che si vuole alle persone attorno a sé. Ho conosciuto delle coppie di genitori con una genitorialità così forte che gli amici dei loro figli ruotavano tutti attorno a loro. In pratica questi bambini a casa loro non sentivano una genitorialità così forte, mentre la sentivano a casa di quegli amici, di quei loro compagni, proprio perché queste coppie avevano questa forza di far sentire questa realtà, anche queste ideologie. Che tenessero la casa aperta, che accogliessero e così via. Sono una serie di principi che possono essere molto validi oppure possono ostacolare la famiglia, anche senza che la famiglia se ne accorga, perché
però poi si trovano in qua ugualmente. Va bene, la prossima volta cambieremo tema. Sì, andiamo più su un tema più religioso, più va bene, poi i vari temi si intersecano. Buon proseguimento.